Continuando questa nostra conversazione, siamo sempre intanto a Senigallia, in questo splendido scenario dell'Hotel Cristallo. Siamo proprio di fronte alla rotonda sul mare. Niente, continuiamo con questa conversazione con Anna Fata, che ricordiamo psicologa e operatrice olistica. Ecco, la domanda che mi viene in mente è questa. Di fronte a una persona che si rivolge a te per avere aiuto, oltre che psicologico, anche fisico, perché magari tra gli altri problemi ha problemi di sovrappeso o di analisi sballate, valori che non vanno bene, eccetera. Che tipo di analisi compi? Cioè, come fai a capire perché mi sembra di capire che ognuno di noi è un pezzo unico, per cui non ci sono due persone uguali, ogni persona risponde secondo la sua natura, eccetera. Ecco, tu come fai a individuare la cura, chiamiamola così, la cura giusta per i vari soggetti? Allora, sicuramente come hai detto tu, non è possibile preparare una dieta, come dire, prestabilita, valida, uguale per tutti i momenti della vita. Assolutamente, credo sia la cosa più sbagliata in assoluto. Credo che invece l'approccio più corretto, che è quello insomma che io generalmente propongo, è questo. Allora, da una parte la necessità appunto di conoscere gli alimenti e soprattutto la loro corretta associazione. Quindi questo è un po' lo scopo educativo, pedagogico, didattico, cioè le persone devono essere responsabilizzate, informate e responsabilizzate da una parte. Dall'altra è importante che loro stessi per primi si rendano conto di che cosa mangiano. Cioè spesso e volentieri le persone non si rendono conto alla fine della giornata di quanto e di quel che hanno mangiato. Ecco perché vengono invitate per una settimana a tenere un vero e proprio diario alimentare dove registrano qualsiasi cosa mandano giù agli orari e le associazioni, i momenti, eccetera, e soprattutto lo stato emotivo in cui fanno questa cosa. È diverso, per esempio, mangiarsi appunto una fetta di torta di mele così in un momento a colazione, tranquilli, e farlo invece in un momento in cui si è profondamente presi da un momento di scoramento, di depressione. È molto diverso, perché è importante imparare a discernere quando si mangia effettivamente per fame, fame organica, fame fisica, corporea, e invece quando questo è semplicemente uno stimolo dettato dallo stato emotivo, cioè quella che si chiama la cosiddetta fame emotiva. Ecco quindi che è importante quindi l'aspetto razionale, come abbiamo detto, quindi la conoscenza, l'aspetto appunto emotivo di osservazione di sé, delle proprie abitudini e del proprio stato interiore e appunto l'analisi appunto obiettiva di quello che poi si compie. Diversa sarà per esempio la dieta di una persona che come lavoro fa il carpentiere piuttosto che di una persona che passa tutto il giorno davanti a un computer. Diversa sarà anche la dieta, per esempio, della stessa persona in estate piuttosto che in inverno. Quindi è tutto un approccio a 360 gradi della conoscenza di sé e della conoscenza della sfera, alimentare. Nel momento in cui si riesce a padroneggiare queste sfere, ecco che poi c'è un passaggio successivo, cioè il dimenticarsi di tutto questo, il dimenticarsi di tutto quello che è teoria, cioè un po' come lo sportivo, un po' come il pianista, all'inizio studia appunto e pratica il solfeggio e pratica appunto il suono, insomma, dello strumento tramite lo spartito, eccetera, e poi successivamente va secondo il suo stato interiore. In pratica, diciamo, c'è un binario comune per tutti e all'interno di questo binario ognuno deve trovare la sua giusta posizione. Per cui anche dieta vegetariana o non vegetariana dipende sempre da questo, o diciamo la dieta vegetariana è migliore di quella non vegetariana, oppure anche lì dobbiamo esaminare la persona che è più adatta a quella vegetariana e quella che invece non accetterebbe una dieta vegetariana.
Questo è un tema molto complesso e per certi versi anche spinoso, oggetto di grandi dibattiti, a volte anche di polemiche. La scelta vegetariana è una scelta impegnativa, una scelta importante. È una scelta per certi versi di coscienza, ma di coscienza, ecco, utilizzando questa espressione bisogna appunto precisare che cosa si intende. La scelta di coscienza è la scelta che si fa all'interno del profondo di se stessi. È una scelta che in qualche modo coinvolge le emozioni, coinvolge la mente, coinvolge il corpo, coinvolge lo spirito. Spesso e volentieri ci sono persone che praticano la dieta vegetariana più che altro per una decisione mentale, perché effettivamente sono contro la violenza nei confronti degli animali, ecco, per esempio, o sono contrari a mangiare quello che definiscono morto e quindi mortifero per sé anche, oltre che appunto per il mondo. Una scelta autentica vegetariana è quella appunto dove c'è questa aderenza che nasce dal profondo e a cui si aderisce appunto con tutto se stessi, con l'intimo, e a cui poi il corpo si adegua. Cioè no, non è una costrizione, non è appunto una scelta a cui poi come dire ci si vincola. No, assolutamente non è questo. Dieta migliore, dieta peggiore, ma credo che sia la dieta qualcosa, come abbiamo già detto, che deve essere consona alle proprie esigenze. Quindi ciascuno ha la sua migliore dieta, che è giorno per giorno, momento per momento, quindi in assoluto, una dieta in assoluto migliore non esiste. Quindi diciamo il discorso dieta come discorso ricerca di se stessi non ha dei pilastri fermi su cui costruire tutti i discorsi, altrimenti diventerebbe una sovrastruttura culturale anche quella. E quindi di volta in volta... Nulla di più, dei punti di riferimento, delle ancore, ma nulla di più. Su questi poi ciascuno appunto deve poter essere in grado di danzare e di costruire la propria sinfonia, tutto qua. Una domanda al volo sulla dieta a zona, cosa ci puoi dire? Anche questo è un argomento che secondo la letteratura è piuttosto dibattuto, nel senso che non c'è consenso unanime sulla dieta a zone. Allora sarei più propensa a una dieta dissociata, ecco, per esempio, dove effettivamente per questioni di metabolismo, per questioni di facilità di assorbimento e di digestione, appunto si dissociano le proteine piuttosto che i carboidrati, comunque lasciando sempre salda la presenza delle verdure. Questo è proprio un elemento costante, anzi se vogliamo appunto fare un discorso di proporzioni, mi riallaccio alla zona, in genere una porzione di pietanza, che può essere appunto la carne, il pesce, il carboidrato eccetera, e tre porzioni di verdura sempre. Bene, grazie, amici di Onda Libera, al prossimo appuntamento.